Ebbene sì ragazzi, per Paparimo non è finita qui con gli scherzi. Oggi le gambe voglio andargli a fare uno scherzo veramente leggendario. È incredibile, questa settimana ne trovo una dopo l'altra. E ragazzi, stamattina mi sono svegliato e ho detto: ma non ho più utilizzato il drone, da un sacco di tempo che non lo utilizzo. Ma perché non utilizzarlo in casa per fare uno scherzo a Paparimo? Benvenuti in questo video ragazzi. Adesso ragazzi sono le 18:30 di sera, devo andare a ritrovare il drone che non mi ricordo più dove l'ho messo, però è in casa sono sicuro. Una volta trovato poi dobbiamo aspettare che arrivi Paparimo, mi metterò d'accordo con mamma Rimo che mi serve come complice per fare le riprese e andremo a infastidire e spaventare mio padre con il drone in casa ragazzi. Che già farlo decollare in casa non è facile, quindi dovremmo anche fare prima delle prove perché ragazzi, let's go. Dopo un buon quarto d'ora ragazzi l'ho ritrovato, sperando che ancora tutto sia carico. Andiamo ad aprire qui, sperando che ci sia ancora il drone dentro. No vabbè, ma quello penso proprio di sì. Ok, raga, il DJI Mavic Mini, comunque per chi si stesse chiedendo il modello. E eccolo, drone, controllo del drone, batterie di riserva. E direi di provare a farlo volare, raga, perché poi quando arriverà Paparimo dobbiamo essere già abili nel muoverlo in casa. Allora, raga, farlo volare in casa non è per niente ideale come cosa, perché servono spazi grandi per i droni. Infatti la prima cosa che ti dicono: guarda un drone, provalo in campagna, negli spazi aperti, nei campi. E ti viene anche detto di non usarlo in casa. Andiamo ad accenderlo e usiamolo in casa, allora. Scusatemi. Allora direi di prendere il telecomando, lo apriamo, non mi ricordo manco più come si fa. Prendiamo il nostro iPhone 13 Pro Max, sperando che non me lo distrugga. Ok, eccolo qua, prendiamo il nostro drone, eccolo qua. Andiamo ad aprire, vediamo se mi ricordo ancora come si fa, sì, così, ok. La batteria è già dentro, la scheda SD è già dentro, andiamo ad accendere. Allora, lo andiamo a disporre là prima che mi autochini. Vi ho attivato la registrazione schermo, così potete vedere anche voi quello che sto vedendo in questo momento, che è quello che vede la telecamera del drone. E già possiamo notare un messaggio molto bello: impossibile decollare, capiamo perché. GPS debole, il drone non può stazionare. Fa niente, sblocchiamolo. A noi ci piace il rischio. Ok, decollo consentito, è stato così facile. E ragazzi, possiamo vedere in alto a destra che se io clicco segnale GPS, zero. Detto ciò, prepariamoci a distruggere casa. Andiamo ragazzi, accendiamo i motori intanto, tirando giù le due levette. Bro, devi stare molto calmo, eh. Wow! 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 Vediamo se riesco a farmi vedere da qua. Bella raga, ciao! Ok raga, si alza. Missione compiuta, facciamola avvicinare un po'. Ciao baby! Ciao ragazzi, scusate, mi diverto con poco, però effettivamente sto usando un drone in casa. Adesso ci prendo un po' la mano, devo fare qualche percorso. E raga, guardate, ruota. E possiamo anche andare nelle altre stanze, adesso proviamo, però raga, vuole molta maestria nel guidarlo, io non sono così bravo. Beh raga, abbiamo capito che si può fare il video, si può farlo volare in casa, anche se raga non è stabile come al solito, perché effettivamente, come avete ben visto, ci sono... Sentite che casino che fa! Faccio fermare sulla mia mano, vediamo se mi ricordo come si fa. No! Sono io! Ok, raga, abbiamo visto che in casa si può far volare anche senza GPS. In teoria non è una cosa bella. Io ho paura, raga, che gli trancio via la testa a Paparimo. No, mi dissocio! Comunque, abbiamo visto che in casa funziona, ora dobbiamo solo aspettare che arrivi mamma Rimo, così gli spieghiamo lo scherzo. E poi lo facciamo a Paparimo lo scherzo e lo andrò a inseguire un po' con il drone, direi. Ok raga, è appena arrivata mamma Rimo. Ciao, chi è? Sì, è lei, vediamo. Eccola. Ciao mamma. Ciao, cosa stai facendo? Saluta il video. Ciao. Mi devi dare una mano perché oggi dobbiamo fare uno scherzo a Paparimo. Mi devi fare le riprese tu. Vabbè, se devo fare. Entra intanto, entra, entra. Sono rivocata adesso. L'oggetto dello scherzo sarà questo, mamma, guarda. Oh no, in casa no. Sì, sì. No, in casa no. In casa sì. Allora, mamma, adesso dobbiamo attuare il piano. Paparimo tra quanto arriva? 20 minuti, no? Lo so. Ma dai, ma Simone, no. Regò, andiamo, regale, andiamo, andiamo. Mamma Rimo, mi fai da cameraman. Ok, raga,
due minuti a casa Paparimo. Mamma, inizio a fare alzare il drone. Allora, ragazzi, accendiamo. No, parole. No, ma è perché sono troppo stanca per arrabbiarmi. Questo, accendiamo anche il telecomando, raga, due minuti è qua. Allora, ok. Ok, lo appoggio per terra un attimo. Guarda, lasciate stare il mio outfit, ragazzi, totalmente a caso. E allora, vediamo se si alza. Mamma Rimo, se ti trancia, stai attenta. No, ma sei matto. Ok, inquadra me, inquadra me. Drone non connesso, ottimo. Ok, drone connesso, ragazzi. Allora, adesso dobbiamo provare a farlo alzare e aspettare poi che arrivi mio padre. Allora, attenzione, video. Quello lascerò qua in volo, sperando che duri la batteria. Aspetta. Accesi i motori. Ma dai! Ok, raga, allora, che casino fa? Scusami, eh! Allora, raga, adesso aspettiamo che il paparino lo troverà in questa posizione. Devo stare attento perché barcolla un po', non essendoci il GPS. E ci vediamo dopo con la reazione di mio padre che apre la porta e si trova lui in volo. E poi lo seguiamo. Ok, ragazzi, tra pochissimo dovrebbe arrivare Paparimo. Parlo forte perché c'è il drone che sta ancora volando lì in mezzo. Dovrebbe suonare a breve. Aspettiamo qui e ci vediamo appena suona, ragazzi. Lascio la registrazione accesa, mamma Rimo, non stoppare. Così appena suona lo sentiamo. Adesso sto va bene. Raga, è difficilissimo da controllare in casa, eh. Ok, guarda. Guarda, guarda che si sposta da solo, cavolo. Raga, vabbè, non so cosa potrebbe succedere, ma proviamo. Chi è? Ciao papà, come stai? Ma cosa stai facendo? Ah, lascia perdere, poi ti spiego. È che non ho potuto farne a meno. Sei venuto in un video. Ma che rumore si sente? Papà, oggi ci sono dei sorvolamenti di elicotteri oggi. Cos'è quella roba? Ah, il drone. Ma perché l'hai acceso in casa quella roba? Oggi ci sono dei sorvegliamenti aerospaziali. Oggi ci sono elicotteri che volano molto bassi. Ma tu cosa stai riprendendo? Ti scemate qua? Ma oggi in casa nostra ci saranno riprese. Io torno in ufficio, guarda, ma guarda. No, va, aspetta, no, non puoi uscire da questa casa. Non puoi uscire. Faccio che perdo il controllo. Ma è possibile? Ma dai, vai a cambiarti, lascialo fare. Non si può stare tranquilli un secondo. Lascialo fare. Prendi quell'affare. No, devi controllare tutta l'area anche notturna. Mamma mia. Tu adesso fai tutto quello che devi fare. Fai quello che devi fare in casa. Vai, vai, aspetta qui. Come faccio a passarti qua? Come se non ci fosse. Aspetta, lo alzo, vai. Come se non ci fosse, vai, vai, vai. Occhio che tagli i capelli quello. Occhio che capelli. Aspetta, aspetta, che oggi devi sorvegliarti, aspetta, aspetta. Porco! Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta che lo devo girare. Devi sorvegliarti. Io adesso, che devo andare a cambiarmi. No, 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 devi sorvegliarti lui oggi. Deve sorvegliarti, fa. Aspetta, aspetta che deve sorvegliare lui. Non è facile da guidare. Aspetta, fa. Deve sorvegliarti. Fa un po' di vento, Deve sorvegliarti. Vediamo. Sì, è nel campo visivo, ragazzi. È nel campo visivo. Venga, venga. Lasciami. Tiralo via quel coso. No, ti deve sorvegliare. Tiralo via. Tiralo via che se per caso parte mi fa male. Tu fai quello che devi fare. Lui oggi deve sorvegliarti, fa. No, non lo colpire, si arrabbia. Simone, fatti gli tiro una strapagliata che. Non lo colpire. Se sbagli mi tira via la testa. Non lo colpire. Attenzione al lampadario. No, c'è il mio lampadario! Andiamo, inseguiamolo! Andiamo a andare? Basta adesso, basta però! Fai quello che devi fare! Ma devo andare a lavarmi la faccia! Vai, vai a lavarti la faccia! Vieni qua, ma cosa stai facendo, mamma? Ma tu! Aspetta! Ascoltate, ma io non so, ma mi viene anche mal di pancia, guarda! Vai, papariamo! Andiamo in bagno, andiamo! Oggi si inseguono! Orco, ragazzi, è difficile avere. Ok, stiamo osservando Paparimo, ragazzi, che adesso si salva. Oggi riprese 24 ore. Ma te non. Tiralo via perché adesso gli tiro solo l'acqua. No, ti fa paura così vicino. Deve stare vicino perché deve avere lo scanner. Deve avere lo scanner. Io in mano la macchina non posso. Lavati tranquillamente le mani. Ma in mano la macchina, non posso fare niente. No, oggi 24 ore fa. Vai, lava, tranquillo. Lui cerca di non bagnare per terra, per favore. Vedete, raga, stiamo osservando Paparimo nelle sue espressioni facciali.
Guarda, siamo a vedere. Perché costa 500 centesimi un cartone, guarda. Vai, tu fai quello che hai. Non bagnare per terra, grazie. Te lo sposto un pochettino, adesso ti dà fastidio. Tiralo via. Indietro, andiamo indietro, ragazzi. Oggi qui solo contenuti di riprese 24 ore di prima. Esci, tranquillo. Oggi ti dobbiamo riprendere, papà. Oggi è così, va. Stasera andrai a letto così. No, si è armato! È un gnomo! Tiralo su quello! Guarda che c'è tutta la polvere attaccata! No! C'è la polvere! Bella ripresa, bella ripresa! Spegnilo! Ma c'è la polvere! Ti attacca, eh! Spegnilo, ti attacca! Uno di uno! C'è tutta la polvere, me la mangi dappertutto! Mettilo tutto lo spacco! Non attaccarlo, no! 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 Ma no! C'è la polvere tutta attaccata al moccio lì, al coso, al... L'hai distrutto, un'elica! È già buona che non ti ho distrutto tutto il cervello io. Adesso basta, Simone. Adesso giuro basta, mi viene un infarto a me. Ti giuro che mi fai venire un infarto, Simone. Giuro che mi fai venire un infarto. Adesso raccogli tutta quella polvere. Tu spegni quella roba! Raccogli la polvere? Guarda che mi hai messo in giro tutta la polvere. Adesso lasciatemi... Mi hai rotto un'elica! Ragazzi, ha vinto lo gnomo armato di Ascia, Paparino. Eh? Adesso lo facciamo ripartire, però. Non mi fermo così. Ma, almeno che non vada più. È immortale. Vediamo se staccagli lo straccio, per favore, a qualcosa. Ancora! Simone, basta. Vieni, dai. Basta. No, papà, non lo rompere, ti prego, no. Basta. Dai, no. No, dai, papà, per favore. Basta. Per favore, papà. Guarda che ti attacca, fa male, eh. Ti taglia. A terra. No. Ragazzi, purtroppo non riuscirò. Basta. Devo annullare la missione. Di sta storia, si è armato, non lo distrugge, era capace di distruggermelo. È che adesso, ma con... Ragazzi, che dirvi? Ha vinto Paparino questa adesso volta. Te lo do in testa, altro che vinto. Basta, porca leva. Ragazzi, l'ho sistemato. Volava comunque, però guardate Paparino. Guarda, cos'hai combinato? Lasciami stare. Mi hai distrutto il drone. Comunque l'ho già riparato, non ho messo uno di scorta. Ragazzi, se questo video arriva a 10.000 mi piace, inseguirò mio padre con il drone per 24 ore. Per 24 ore, Paparino. Ti faccio seguire da una persona per 24 ore al giorno. Lasciate like.